Ciao e benvenuti sulle video guide di lofaionline.it. Abbiamo visto in un'altra guida come fare l'ISEE online in autonomia. Trovate i link nella descrizione. Tra i documenti necessari per farlo c'è l'estratto conto e la giacenza media dei nostri conti, carte e libretti. Se questi ultimi sono con Poste Italiane, puoi seguire questa guida per scaricare in pochi passi ciò che ti serve. Bisogna però essere già registrati al sito delle Poste, altrimenti bisogna prima registrarsi. Vediamo quindi come procedere. Per prima cosa, dobbiamo recarci sul sito delle Poste. Puoi farlo direttamente cliccando il link nella descrizione, oppure tramite Google, come vediamo nell'immagine. Giunti sul sito delle Poste, dobbiamo accedere alla nostra area personale. Clicchiamo quindi in alto a destra su Area personale. Adesso dobbiamo inserire il nostro nome utente e la password. Poi clicchiamo su Accedi. Ed eccoci nell'area personale. Da qui vedremo tutti i servizi disponibili. Come vediamo, ci compare una pubblicità proprio per scaricare i documenti necessari per l'ISEE. Se vogliamo, e se ci compare, possiamo cliccare direttamente su Richiedi, come indicato dalla freccia. Se non vediamo la pubblicità, scorriamo verso il basso e visualizzeremo tutti i servizi disponibili nella nostra area personale. Scorrendo ancora verso il basso troviamo la voce richiesta ISEE, indicata dalla freccia, su cui clicchiamo. Verremo reindirizzati quindi alla pagina per richiedere la certificazione, dove troveremo un riassunto del servizio. Scorriamo verso il basso. Poco sotto troveremo una descrizione dettagliata della certificazione. Sulla destra, indicato dalla freccia, vediamo un bottone giallo su cui c'è scritto Richiedi online. Gli clicchiamo sopra. A questo punto, Poste ci richiederà di identificarci con il secondo fattore, ovvero, a seconda del metodo impostato nella registrazione, con un codice SMS o un'app. Noi procediamo con SMS, quindi, verificato che il numero corrisponda al nostro, clicchiamo su Prosegui. Attendiamo quindi che ci arrivi il codice tramite SMS. Lo inseriamo dove richiesto, e poi clicchiamo su Prosegui, come vediamo nell'immagine. Se tutto è andato a buon fine, saremo nella fase finale di richiesta della certificazione. Scorriamo un po' verso il basso. Dal menu indicato dalla freccia, dobbiamo selezionare Report ISEE 2021. È possibile selezionare altri tipi di certificazione per altri utilizzi. Proseguiamo poi verso il basso. Se vogliamo ricevere la certificazione anche alla nostra mail, dobbiamo spuntare il quadratino indicato dalla freccia e poi inserire il nostro indirizzo email, due volte per conferma. Una volta fatto, o se non vogliamo riceverlo alla mail, continuiamo verso il basso. Al fondo della pagina clicchiamo su Continua, come vediamo nell'immagine. Ed ecco terminata la richiesta della certificazione, utile per richiedere l'ISEE. Per scaricarla, dobbiamo cliccare su Scarica il documento, come indicato dalla freccia. Da smartphone dovrebbe automaticamente salvarlo nella cartella Download o Scaricati. Da computer, sempre considerando che può cambiare leggermente in ogni dispositivo, potrebbe chiederci se vogliamo salvare o aprire il file. In quel caso, selezioniamo Salva il file e poi clicchiamo su OK, come vediamo in questo esempio. Troveremo poi la certificazione nella cartella Download o Scaricati. Ed ecco la nostra certificazione con la giacenza media e l'estratto conto dei nostri conti, carte o libretti che possediamo presso Poste Italiane. La guida termina qui, ma per ulteriori informazioni potete contattarci nei commenti o tramite i social.
Grazie per aver seguito questa guida. E ricorda di iscriverti al nostro canale cliccando su Iscriviti, come vediamo nell'immagine. Sul nostro sito, lofaionline.it, trovi molte altre guide in formato classico, da leggere, sempre gratis e illustrate. Passo dopo passo, come semplificarci la vita su internet? Lofaionline.it.